Bene, ma non benissimo. Evidentemente, prima abbiamo avuto un guasto tecnico. E in questo momento sono andata completamente in pappa. Credo di averlo già detto in qualche diretta che io detesto queste cose qua, tecnologiche eppure no. Bene, allora ho visto che sono stati pubblicati soltanto 53 secondi, il video era di ben 9 minuti e mezzo, non riuscirò a replicare le cose fantastiche e accalorate che vi ho detto. Però riprendiamo dal punto centrale, dal punto dove vi stavo spiegando da dove veniamo. Come associazione ABC Inganni e come tante altre associazioni, in questi ultimi 2 anni abbiamo dovuto vivere un attimo, un momento un po' intenso. Infatti, alcune associazioni non hanno potuto reggere a questo stress. Anche per noi lo stress è stato quello, per l'appunto, di non avere partecipanti per le attività che non potevano essere organizzate. Allora, tutte le associazioni si basano su questo, no? E perciò voi potete immaginare che organizzare un evento non sia semplicemente proporre un lavoro, alle volte anche molto molto grande, che permette la realizzazione. Poi però è chiaramente sempre una scommessa che dall'altra parte ci sia qualcuno che viene a conoscenza dell'evento e che lo apprezza al punto tale da presenziare e quindi dare modo a quell'evento di diventare qualcosa ancora di più rispetto a quello che è stato progettato. Questo è tutto il lavoro che voi magari non riuscite a vedere, ma che sta dietro ad ogni proposta di qualunque tipo. Ecco che quindi in questo momento, scusate, perché continuo a guardare e continuo a vedere che cambiano segnalini nel programma che sto usando. Io spero che questa volta la diretta sia andata. Dicevano, la domanda principale però è a che pro? Quando un anno e mezzo fa, 2 anni fa, abbiamo dovuto prendere delle decisioni molto importanti che stavano proprio sul crinale del tenere aperto o tenere chiusa l'associazione, ci siamo guardati in faccia e la risposta è stata ok, sì, teniamo aperto. E infatti voi ci trovate qua, no? Ma in realtà c'era un pezzettino aggiunto. Perché? Perché d'altra parte per sostenere il peso di quello che vi ho appena spiegato, che richiede energia, tempo, risorse di svariato genere, per sostenere quel peso ci vuole una motivazione molto chiara. Allora, quella che è stata trovata e individuata è che un'associazione in questo momento storico può fare la sua piccola differenza per la comunità. E a questo punto, si apre la domanda: che cos'è una comunità? Che cos'è per voi la comunità? Perché, ci possono essere tanti tipi di sensibilità diversi rispetto a questa parola. La definizione da vocabolario è che è un insieme di persone unite tra loro da rapporti sociali, linguistici e morali, vincoli organizzativi, interessi e consuetudini comuni. Perciò voi capite che, per esempio, Milano è certamente una comunità, però difficilmente noi percepiremo proprio la comunità di Milano. Allora, ci sono svariati tipi di comunità, no? Potrebbe essere quella degli appassionati di equitazione, come potrebbe essere quella di quelli che si ritrovano per giocare a qualcosa, come potrebbe essere quella di quelli che, qualunque cosa, in realtà non è semplicemente la comunità di un'associazione, ma la comunità potrebbe essere il nostro quartiere. Il nostro quartiere è una comunità. Ecco, allora, proprio rispetto a questa domanda, l'anno scorso è partito in erba con ABC Inganni un piccolo progetto che era quello delle visite guidate nel quartiere. È partito così silenziosamente, un po' per intuizione mia e disponibilità di Silvio Zigliotto, che avete già conosciuto nei video precedenti. E lo scopo era, sicuramente culturale, quello di accompagnare le persone in giro,
per le proprie strade e conoscerne la storia. In parte anche, perché no, motorio, no? Era proprio di riaccompagnare all'esterno di casa le persone che venivano da un periodo prolungato, avevano maturato magari l'abitudine a stare dentro, stare bloccate, oppure a quelli che non erano tanto abituati a girottare per le strade in prossimità di casa propria. Quest'anno invece ci siamo messi in collaborazione con Teatro dei Lupi. Le collaborazioni sono sempre interessanti, soprattutto se riescono, perché si mettono insieme due teste, allora tutto può diventare ancora un po' di più, no? Ebbene, e infatti quest'anno riproporremo le visite guidate con una chiave ancora più coinvolgente, grazie appunto al contributo di Teatro dei Lupi, ma l'obiettivo resta e si espande, cioè l'obiettivo è quello di portare le persone a camminare nel proprio territorio e dare loro modo di scoprirne la storia. Perché è fondamentale questo dettaglio? Perché la storia è alla base della nostra comprensione del testo e anche della vita. Allora ecco che anche la storia del nostro quartiere ci permette di vederlo con occhi più profondi e quindi di viverlo più intensamente. Ma non solo. Quest'anno ci piacerebbe che attraverso questo progetto si creasse proprio un momento di aggregazione, di socialità tra le persone che parteciperanno, che saranno interessate da questa nostra proposta, in modo da coinvolgere anche gli esercizi commerciali e, che ne so, magari anche gli artigiani, tutti quelli che lavorano sul territorio, in modo da creare un momento di scambio tra coloro che passeggiano sul marciapiede e quelli che invece, no, stanno proponendo una loro attività. L'altra cosa importante, però, è che questo piccolo progetto vuole proprio andarsi a incastonare in un'idea di comunità, di costruzione, di definizione di comunità reale. Che cosa intendo dire? Prima vi ho letto la definizione di comunità, ognuno ha la propria, no? Però che cos'è che rende una comunità tale? Cioè non è semplicemente l'interesse condiviso. Se prima avete ascoltato la definizione, una parola veramente importante è persone unite. È quello l'aspetto interessante della comunità, il fatto che queste persone siano unite. In questo momento storico è quanto mai importante che le persone siano realmente unite, cioè non perché devono esserlo, perché è utile esserlo, perché in fondo è più carino esserlo. No, essere unite per davvero vuol dire riuscire a riconoscere l'altro e sapere che l'altro ci sta riconoscendo. Allora, nel momento in cui per strada salutiamo qualcuno, non è soltanto un ehi là come va, che è l'how do you do inglese sostanzialmente, è vuoto, non ha significato, l'altro risponde tutto bene, grazie e tu. E si ferma lì, è una roba superficiale. La comunità invece è quella dove le persone sono in grado di riconoscere l'altro e di mostrarsi e quindi anche di essere di reciproco aiuto per quello che possono. E qui entriamo in un concetto veramente complicato per oggi, perciò mi fermo. La nostra proposta, quella delle visite guidate, viaggia proprio in questa direzione. È una proposta che vuole coinvolgere le persone, vuole portarle all'esterno, vuole aiutarle a vedere la bellezza del proprio quartiere, anche se è un quartiere periferico, vuole aiutarle a comprenderne le connessioni con l'evoluzione della città e allo stesso tempo vuole aiutarle proprio a stare insieme. Allora, detto ciò, per me è la seconda volta che lo dico, quindi chissà, non mi ricordo neanche più che cosa ho detto prima, che cosa ho detto adesso, spero di essere stata chiara. Però c'è una cosa molto importante in tutto questo. Come vi ho spiegato all'inizio, organizzare un evento è sempre molto, come dire, richiede molta energia. Una di queste cose che di solito sfugge è come fare arrivare a proprio la persona interessata la conoscenza della nostra proposta. Per
Perciò in questo momento, se vi è piaciuto un pochino qualcosa di quello che vi ho detto, se in qualche modo vi sta incuriosendo l'idea di questo progetto che stiamo per proporre, ecco, quello che io vi chiedo è di girare il video, di parlarne con gli amici, di parlarne con quella specifica persona che secondo voi potrebbe essere interessata, di monitorare gli eventi dell'associazione, di iscrivervi alla newsletter, in modo che quante più persone possano venire a conoscenza della nostra proposta proprio per passaparola. È davvero, davvero importante. Io perciò, già a prescindere, vi ringrazio tantissimo per qualunque contributo darete in questa direzione e niente, vi ringrazio per essere tornati a guardare la seconda diretta. Ciao a tutti, alla prossima.